Ma cosa nasconde questo posto? Cosa potrebbe essere stato sversato e nascosto qui sotto, nella fabbrica dell'Eurocompost, azienda che fallì e chiuse 4 anni fa anche per le proteste dei cittadini di Orta di Atella? Abbandonata, vi rubarono tutto. Prima vennero bruciati i documenti, poi 2 settimane fa qualcuno ha appiccato un incendio, si è alzata una colonna di fumo nero denso, vista a chilometri di distanza, e ieri hanno preparato un altro innesco, eccolo, per bruciare quel che rimane. Perché? Perché il lavoro non è stato concluso? E perché sempre ieri sono venuti anche a smuovere la cenere, così da fare in modo che il prossimo incendio divampi in pochi istanti? Il comune ha giurato che interverrà, intanto i vigili urbani hanno sistemato alla bella e meglio solo un nastro rosso e bianco e scritto con uno spray quel che vedete. Entro qualche settimana verranno fatte le analisi dei terreni circostanti, tutti adibiti a coltivazioni, tutti vicini, vicinissimi. Ma soprattutto la magistratura sta indagando, appunto, su cosa potrebbe esserci qui sotto.